me questa è un'esperienza lavorativa nuova, perché di solito mi occupo di moda e bellezza e quindi questo è un approccio completamente diverso a quello che faccio di solito. La mia idea in realtà era quella di portare l'approccio del beauty, della bellezza all'interno degli scatti, per cui ho lavorato molto su close up, molto sullo sfocato, come se mi concentrassi sugli occhi, sulla bocca, sul make up. Ho trovato molte similitudini tra l'arte del fare il caffè e l'arte dei make-up artist, cioè la preparazione per il risultato finale è molto simile, perché è una preparazione fatta di piccoli passaggi ma che devono essere eseguiti in maniera perfetta. È un rituale, è veramente un rituale. Si parla tanto di cerimoniale del tè, ma in realtà ho scoperto che esiste un cerimoniale del caffè. Non avevo mai lavorato così a stretto contatto con una macchina del caffè, anzi, l'ho sempre vista, la vedi, tu entri nel bar, è lì, è come una presenza, cioè sai che c'è, in realtà la dai da consumatore, probabilmente la dai anche un po' per scontata. Lavorare in close up con la macchina del caffè ti permette di capire l'alto tasso di evoluzione tecnologica di queste macchine e nello stesso tempo il loro fortissimo legame a una tradizione che è immortale. Per questo tipo di lavoro, per cui tu devi ricreare anche una sorta di atmosfera, cioè la macchina è la regina, è al centro della scena, ma tu lavori anche con le atmosfere, allora le sue forme più o meno geometriche, le sue curve arrotondate e tutto questo acciaio ti permettono, secondo me, di invece di sfruttarlo per ottenere quello che vuoi.